Ciao a tutti e benvenuti al mio primo tutorial di disegno manga. Se la mia voce vi sembra strana è perché sono influenzata, tranquilli. Molti di voi mi hanno detto che sarebbero stati davvero molto felici se io avessi iniziato a fare dei tutorial appunto sul disegno, dopo aver visto il mio video di Draw My Life, e eccomi qui. Premettendo che non sono un'insegnante di disegno, purtroppo, e che sono una persona molto confusionaria. Spero di riuscire a farvi capire o almeno a darvi dei buoni consigli per imparare o per migliorare a disegnare. Detto questo, incominciamo! Le costruzioni sono le basi per ogni disegno che si rispetti. Sono lo scheletro del nostro personaggio. Servono per darvi un'indicazione su quello che andrete a realizzare e per creare delle proporzioni anatomiche corrette. Per realizzare quindi il viso di una ragazza in stile manga, dovremo partire con un semplice ovale, che appuntiremo nella parte inferiore per iniziare ad abbozzare il mento. All'incirca metà del nostro ovale, andiamo a tracciare una linea curva per dare il senso di profondità del nostro cranio. Molti disegnatori preferiscono tracciarne due dritte per avere un'idea più precisa di dove si andranno a posizionare gli occhi. Facciamo la stessa cosa, stavolta tracciando invece una linea verticale, che divide metà le due parti dell'ovale. Visto che stiamo disegnando una ragazza, il collo sarà molto piccolo ed esile. Un pochino più in basso disegniamo anche le clavicole. Adesso iniziamo a dare forma alla mandibola della nostra eroina. Non abbiate paura di ripassare più volte la matita nello stesso punto, solo così riuscirete a trovare l'armonia che vi piace di più. E comunque c'è sempre la gomma, quindi non abbiate paura di sperimentare. Ok, il nostro viso sta iniziando a prendere forma. Iniziamo a disegnare la palpebra inferiore dei nostri occhi. Io adoro i grandissimi occhi luccicanti delle protagoniste degli shoujo manga, come quelli di Sailor Moon per intenderci. Esistono moltissimi tipi di occhi in stile shoujo, non solo come quelli che sto disegnando io in questo momento. Poi disegniamo la palpebra superiore ed andiamo a scurire dove ci saranno le ciglia. Io lascio quasi sempre un riflesso per dare uno sguardo più vivo. Adesso andiamo ad aggiungere le ciglia vere e proprie, che sono un particolare fondamentale per accentuare la femminilità del vostro personaggio. Dove le due linee si incrociano, disegniamo il nasino. Ora possiamo disegnare anche le sopracciglia. Anche qui ci sono tantissimi modi per disegnarle, che vi spiegherò la prossima volta nel video tutorial per gli occhi. Ora, aiutandoci con la linea verticale che avevamo tracciato all'inizio, disegniamo la bocca. Mi piace tantissimo disegnarle anche il labbro inferiore per renderla più cucciolotta, più carnosa. Ecco qui anche un accenno di labbro superiore e disegniamo sulle guanciotte dei piccoli tratteggi che stanno a significare il rossore, diciamo, a me piacciono molto. Ok, partiamo finalmente a disegnare il bulbo oculare. Che brutto nome, mamma mia! Non vi preoccupate, fra poco la qualità si sistema, state tranquilli. Aggiungiamo un bellissimo riflesso che è essenziale per dare luce ai nostri occhi. Al centro creiamo la pupilla, che non si vedrà nella sua totalità perché è, diciamo, coperta dal punto luce. In questo momento, anche se non si vede, io starei disegnando l'iride e tutti i particolari al suo interno. Scuriamo la parte sottostante alla palpebra superiore per rendere il suo sguardo più profondo. Ta-da! Ci vedo! Finalmente! Adesso iniziamo a disegnare i capelli, che sono la parte che mi diverte e che mi piace di più. Per dargli movimento, ricordiamo che non dobbiamo mai stare troppo vicini tra un ciuffo e l'altro. Cerchiamo di disegnare delle linee armoniose e morbide. In teoria, prima di iniziare a fare i capelli, bisognerebbe appunto disegnare le orecchie. Io le disegno sempre dopo perché così ho la possibilità di coprirle con qualche ciocca. Le orecchie partono da leggermente sotto al nostro occhio e arrivano fino a leggermente sopra. Creiamo sempre il punto da dove partono i capelli, per chiudere la forma della nostra testa. Mi piace rendere le frange esageratamente gonfie, come si può notare, ma questa è una questione di gusti. Ecco qui il nostro orecchio nascosto dai capelli, perché anche se non si vede c'è. E adesso passiamo ai ritocchi finali del nostro schizzo a matita. Spero di essere riuscita più o meno a spiegare come disegnare un volto in stile manga, un volto femminile. Sono partita con una ragazza perché per me è più divertente, adoro disegnare le ragazze ed è anche più facile di disegnare un ragazzo. Se questa lezione, diciamo, vi è piaciuta, andrò avanti a fare altri video, altrimenti non vi preoccupate, non vi tamponerò più con questi assurdi e incomprensibili tutorial. Se qualcosa non vi è stato chiaro, scrivetemelo pure sotto al video, io vi risponderò di sicuro.
Chiedetemi pure tutto quello che volete vedere nei prossimi video, io cercherò di spiegarvele al meglio. Se questo tutorial vi è piaciuto, mettete pollice in su e condividete. Grazie mille, un bacio grande! Ciao ciao!